macchinine di Skidstorm. C'è un fottio di giocatori un po' matti, scovati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di giocatori trovati da me. C'è il player che si dice campione, quello che invece è uno smascione, e indovina chi c'è? C'è pure quello che è un grande traditore. C'è il player che è uno scarsone, quattro ne ho trovati, sono gli animali della mia e della tua rank. A un giorno il player, quello campione, si ricorda quello che è un traditore. Yes. E questa è l'ultima season, sai, ho davvero bisogno di te. Prendiamo giocatori in giro per tutta Skidstorm, diciamo queste, saremo i campioni indiscussi, è impossibile, non perderemo mai. Mio caro campione, ti chiamavo coglione, ma questa è un'occasione. Revo non vincerà mai. Chiama pure quell'altro mio amico che di accanto ne porta anche tre. Ormai chiama pure te. Poi prendiamo un tittista, che forse non si pianta in pista. E quel cane di EZ, così staremo non su, solo su. Sempre su, ancor su, proprio su, nient'altro che su. Quattro cani diciamo la season, poi ognuno torna a casa sua. Sopportiamo EelST che ci nasce in culo, usiamo pure la 161. Ho avuto un'idea per caricarvi, aspetta, lo cerco, dovete ascoltarvi. Raga, ma davvero, ma perché non ci dovete credere? Ho passato tutti i miei poteri a Peppe, è ovvio, la mia parola ha un certo peso, e infatti ho parlato bene del tuo possibile ingresso. Anche Peppe poi comunque la vede come me. Giovanni Dino come ha detto che anche secondo lui è giusto che entri per far culo e Revo, che sono degli imbroglioni di merda. E anche per l'altro, di bene o male, hanno accettato la cosa. Bisogna solo parlare con gli inglesi. Io l'inglese non lo so e ci faccio parlare bene. Nel giochetto di macchine di Skidstorm, ora i cire piangono di brutto e invocano pietà, quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento, sono EelST campione, e come avrai intuito adesso vi inculo